Ciao a tutti dalla scuola di soccorso Rescue Project. Oggi parliamo di che cosa sono le morti. Avvengono dietro ai buchi, come abbiamo visto l'altra puntata. Avvengono dietro, normalmente dietro un sasso. In un'alluvione possono essere dietro alle case, dietro delle macchine che magari si sono tappate una con l'altra. Diciamo dove l'acqua smette di scendere verso valle perché ha un ostacolo davanti e lo aggira. Questo è una morta. L'ostacolo che crea la morta crea però anche un deflettore, che è questo, e quindi l'acqua andando a sbattere contro il sasso non ci prova ad arrampicare ma va ai lati più o meno con un angolo di circa 45 gradi verso valle. In questo modo dietro c'è un vuoto e questo vuoto deve essere colmato dall'acqua. E l'acqua che cosa fa? L'acqua fa il suo movimento naturale. È importante sapere che l'acqua dal centro del fiume crea due movimenti circolari che vanno verso l'esterno. Perché vanno verso l'esterno? Uno, perché il fiume è fatto a V, dove al centro è più veloce e ai lati c'è più attrito del fondale e quindi, diciamo, immaginate che io sia la corrente, ho più rallentamento verso gli lati e quindi torno indietro e quindi succede questo. Poi qual è un'altra cosa? Che l'acqua, che è continuo movimento, immaginate come quando con un dito fate le piste delle biglie. Cosa succede? Che io spingo l'acqua davanti a me, si crea un vuoto e questo vuoto l'acqua arriva più veloce e mi spinge da un lato e dall'altro. Quindi è un continuo scambiarsi di posizione. Questo continuo cambiarsi di posizione crea due movimenti circolari. Quindi l'acqua, dietro ad un sasso, crea una morta e quindi l'acqua torna in su. Ecco perché si chiama morta. Vedremo poi nelle prossime puntate come nuotare. Dalla scuola di soccorso Rescue Project è tutto. Ciao!